Considerato il massimo esponente del neoclassicismo e perciò soprannominato il nuovo Fidia, Canova è autore di questa splendida statua, raffigurante Paolina Borghese Bonaparte, sorella di Napoleone. Qui Paolina è rappresentata come Venere. Nella mano sinistra, infatti, tiene il pomo d'oro con il quale fu riconosciuta da pari della bellezza della dea. L'aspetto più sorprendente di questo ritratto è il modo in cui Canova seppe rendere materiali e superfici diverse. Si può veramente dire che il marmo prende vita. Protagonista dell'opera è una figura femminile con un turbante sul capo, vestita di un abito riccamente decorato, con una fiaccola nella mano sinistra e una tavoletta con caratteri cabalistici in quella destra. La donna è interpretata come la maga Circe di Omero o come Melissa, benefica strega cantata dall'Ariosto nell'Orlando Furioso. Dosso Dossi in questo dipinto riesce a mescolare i colori e le atmosfere luminose tipiche dell'arte veneta con la continua ricerca di spunti esoterici e letterari dei pittori della scuola ferrarese. Il Ratto di Proserpina è un gruppo scultoreo commissionato Gian Lorenzo Bernini da Scipione Borghese e realizzato quando l'artista aveva solo 23 anni. L'opera ci racconta la storia di Proserpina, figlia di Giove e Cerere, rapita da Plutone, signore degli inferi, per averla in sposa. Bernini fissa l'istante del rapimento. Proserpina cerca di liberarsi dalla stretta di Plutone, allontanando con la sua mano il volto del dio, ma lui la trattiene con forza. L'artista rende le diverse consistenze della materia, come la morbidezza della carne di Proserpina o la fuggente lacrima sul volto della ninfa, dimostrando uno stupefacente virtuosismo. Questo dipinto fu realizzato da Caravaggio probabilmente a Napoli, dove l'artista era fuggito in esilio nel 1606 con una condanna capitale incombente. Non si sa chi abbia commissionato l'opera e forse l'idea del tema rappresentato fu del pittore stesso. Protagonista è il giovane David, vittorioso sul gigante filisteo Golia. È ritenuto da molti studiosi che nei volti di Golia e David Caravaggio abbia impresso un proprio autoritratto in due momenti della sua vita. La cosa che colpisce di più è la testa di Golia, in cui l'artista si rappresenta invecchiato e stanco, con gli occhi gonfi e il volto percorso da profonde rughe. Il pittore sembrò presagire la sua fine imminente. La storia legata alla nascita di questo dipinto, o meglio del polittico di cui esso era parte centrale, è molto interessante e cruenta. L'opera complessiva è passata alla storia come Palabaglioni per via della famiglia feudale che tentò di imporre una signoria alla repubblicana Perugia durante le agitazioni del 400. Grifonetto Baglioni, per assicurarsi l'eredità familiare, uccise quasi tutti i parenti durante un matrimonio. Abbandonato dai suoi stessi familiari, fu a sua volta ucciso. La madre, Atalanta, decise poi di chiedere la realizzazione della pala per la cappella di famiglia. Raffaello creò una deposizione di Cristo drammatica, che prese sicuramente spunto dal tragico evento familiare. Un'opera di rottura totale con il passato, in equilibrio tra idealizzazione formale ed esternazione dei sentimenti. L'opera dipinta da Correggio rappresenta un episodio del poema Le Metamorfosi di Ovidio. Danae, figlia di Acrisio, re di Argo, venne rinchiusa dal padre in una torre di bronzo perché un oracolo aveva predetto che Acrisio sarebbe stato ucciso da un suo nipote. Correggio coglie il momento in cui la giovane donna si congiunge a Giove, trasformato in pioggia d'oro per raggiungerla nella torre. Dalla loro unione nascerà Perseo. Ai piedi del letto, due amorini testano la resistenza di due frecce che rappresentano l'amore su una pietra. I due amori che mettono alla prova sono quello fisico e quello spirituale. Quale dei due resisterà di più? Tutto è ambientato in una stanza che potrebbe essere una camera da letto di un palazzo rinascimentale italiano. L'atmosfera della scena è intima e serena, i colori sono caldi e vibranti, le ombre leggere e sfumate. Lasciatevi trasportare dalla morbida sensualità dell'opera di uno dei più grandi artisti del Cinquecento. L'opera fu scolpita da Gian Lorenzo Bernini e rappresenta Scipione Borghese. In realtà di busti ne vedrete due. Perché nel primo, al lavoro ultimato, lo scultore si accorse di un'imperfezione nel blocco di marmo, tale da provocare una crepa, tuttora visibile sulla fronte. L'artista replicò l'opera in maniera perfetta nell'arco di 15 nottate, confermando uno straordinario virtuosismo.
La scultura venne commissionata quando Scipione aveva 56 anni ed era tra gli uomini più potenti di Roma. Bernini lo ritrasse con una naturalezza e un'attenzione al dato reale che non aveva precedenti e che rivoluzionò il ritratto occidentale. Come Rubens e Van Dyck nei ritratti dipinti del Seicento, Bernini creò un colloquio tra opera e osservatore, cosicché sembra che il cardinale parli direttamente con noi. Il dipinto è opera di Peter Paul Rubens, considerato tra i più importanti artisti barocchi europei. Il tema della tela è il compianto su Cristo morto, che segna la fine della passione di Gesù dopo la sua morte. Al centro della scena domina la figura di Cristo, adagiato su di un sarcofago antico con bassorilievi. Il corpo di Cristo è sostenuto dalla Madonna, che alza gli occhi al cielo, ed è affiancata da altri personaggi. San Giuseppe d'Arimatea, San Giovanni Evangelista con il mantello rosso, una pia donna di cui vediamo solo la testa, e Maria Maddalena, la bella giovane con un seno scoperto che tiene la mano di Cristo mentre si asciuga una lacrima dal viso. Un fascio di luce divina si fa strada attraverso il cielo pluveo. La tela raffigura un tema preso dall'Eneide. Nell'originale l'episodio descrive i guerrieri nella gara con l'arco, qui Domenichino lo riadatta al regno delle ninfe. Protagonista del dipinto è Diana, che solleva in segno di trionfo arco e faretra, mentre attorno a lei si sviluppa una scena di caccia. Attira il nostro interesse la ninfa adagiata nel fiume, che ci osserva in maniera quasi sfrontata, mentre l'amica cerca di indirizzare la sua attenzione verso la caccia. Il dipinto preannuncia la nascita del barocco, con la sua morbida sensualità, i colori tenui e la luce diffusa, diventando un'oasi che per un momento vi farà dimenticare la frenesia del mondo contemporaneo. Il celebre dipinto è opera di Tiziano, grande innovatore e tra i pochi pittori italiani che in vita riuscì a raggiungere successo e ricchezza, ponendosi a capo di un'importante bottega. Molto probabilmente il committente del quadro fu Niccolò Aurelio, segretario del Consiglio dei Dieci di Venezia. Niccolò donò l'opera come regalo di nozze alla moglie, Laura Bagarotto, sposata nel 1514. La scena è ambientata in un angolo di campagna veneta. A destra vediamo una chiesa e un gregge di pecore, mentre a sinistra scorgiamo un castello e due conigli, simbolo dell'amore e della fertilità. Dominano il quadro due donne sedute sul bordo della fonte in contrapposizione tra loro, perché una nuda e l'altra vestita. La ragazza a sinistra incarna l'amor profano, quella di destra l'amor sacro. La fama universale dell'opera fu confermata nel 1899, quando i banchieri Rothschild offrirono 4 milioni di lire per il dipinto, un prezzo più alto del valore stimato allora per tutta Villa Borghese.